Ciao a tutti da estremhardware.com. Quest'oggi andiamo a fare una breve video recensione del nuovo Thrustmaster T150, un nuovo volante della casa statunitense che va a coprire la fascia medio-bassa del mercato, quindi intorno ai 150 euro online. Questo volante quindi va a coprire una fascia di mercato non molto popolata da volanti di buone doti tecniche e quindi anche prestazioni, e quindi diciamo è un prodotto davvero interessante da testare. Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche e ulteriori immagini sul prodotto, vi rimandiamo alla nostra recensione scritta che trovate sul nostro portale, mentre se volete vedere come si comporta questo prodotto sul campo, continuate a vedere questo video, in quanto tra poco ci sposteremo sul gioco Assetto Corsa per una prova più approfondita di questo prodotto. Eccoci qui con il test su Assetto Corsa del Thrustmaster T150. Come possiamo vedere, abbiamo scelto come circuito Imola, come autovettura invece abbiamo scelto la Ferrari 488 GT3. Partiamo per il nostro test. Come possiamo vedere, questo volante è dotato di una pedaliera con frizione, quindi la frizione nel gioco è impostata in automatico. E altri dettagli su questo volante, prima di iniziare un giro veloce, sono che è costruito interamente in plastica, ha una corona con un diametro di 27 cm, realizzata in plastica dura e in gomma. Per le parti rosse è in gomma, quindi leggermente più morbida e quindi che offre un maggior comfort. Abbiamo vari pulsanti programmabili su cui possiamo impostare diverse funzioni. Inoltre, questo volante è compatibile sia con PlayStation 4 che con PlayStation 3 e a sua volta anche con PC. Con PC, infatti, lo stiamo testando proprio su un computer da gaming. Inoltre abbiamo due paddle in alluminio o in metallo comunque per le cambiate, mentre la pedaliera è costituita solamente da due parti, in quanto abbiamo la base in plastica e la pedaliera vera e propria che è costituita solo da due pedali, quello dell'acceleratore e quello del freno. L'acceleratore è molto morbido, come qualsiasi acceleratore di qualsiasi autovettura, e mentre il pedale del freno offre una buona resistenza alla frenata per rendere più realistica questa azione. Inoltre c'è da dire che questo volante è abbastanza silenzioso durante l'utilizzo. E come possiamo vedere l'alimentatore è integrato all'interno della scocca, quindi non avremo un alimentatore esterno che ci darà fastidio durante l'utilizzo. Inoltre questo volante è compatibile anche con la pedaliera T3PA e sia anche la T3PA Pro, quella realizzata interamente in metallo, e per il resto non abbiamo nient'altro da aggiungere. Per ulteriori informazioni, guardate comunque la nostra recensione scritta sul nostro sito web. Ora partiamo per un giro veloce per mostrarvi come si comporta questo volante sotto stress, e per un giro starò zitto. Thank you.
Abbiamo finito la nostra prova e cosa possiamo dirvi su questo prodotto? Possiamo dirvi che per 150 euro è veramente un best buy, in quanto abbiamo un volante con una buona corona, anche se realizzata con materiali poveri, però che offre un buon diametro e comunque una buona maneggevolezza, un buon controllo. I paddle sono davvero ottimi per la cambiata, infatti le cambiate sono un piacere da effettuare in quanto si trovano facilmente dietro la corona, non ne mancheremo nemmeno una di cambiata. Abbiamo vari pulsanti programmabili davvero utili, per cui possiamo cambiare ad esempio la visuale, guardare indietro, cambiare altre impostazioni utili soprattutto su Assetto Corsa ma anche su altri giochi. Inoltre, come controllo, come force feedback, questo volante è davvero ottimo. Non è ai livelli del T300 o del T500, sempre della stessa casa, però per il prezzo a cui è venduto è davvero ottimo, in quanto trasmette tutte le principali asperità comunque dell'asfalto, cordoli, eccetera, e permette anche un buon recupero della vettura in quei casi in cui sbagliamo ad esempio una frenata o un approccio ad una curva, come comunque abbiamo potuto vedere nel corso del nostro giro di test. L'unico aspetto veramente negativo di questo volante, per il prezzo a cui viene venduto, è la pedaliera, in quanto molto simile a quella standard del T300, varia solamente per quanto riguarda i pedali realizzati in metallo nel T300, mentre qui sono interamente in plastica. Diciamo che la forza alla pressione del freno è molto buona. Però, essendo abbastanza duro, la pedaliera tende a spostarsi o, nei casi più gravi, a alzarsi completamente quando effettuiamo una frenata davvero potente, in quanto la base della pedaliera non possiede un peso davvero così elevato da essere ancorata al suolo. Un altro aspetto negativo per chi diciamo ha un sistema di fissaggio, ad esempio uno stand in metallo, che questo volante è privo dei fori per agganciarlo a questi stand, quindi dovremo assicurarci che la nostra scrivania sia compatibile con il sistema di ancoraggio manuale a vite di questo volante. Comunque il sistema di fissaggio verrà descritto in modo migliore sulla nostra recensione scritta. Quindi, in conclusione, concludendo questo video, consigliamo questo volante a tutti coloro che abbiano un budget inferiore a 200 euro e che vogliono un volante degno di questo nome. Quindi, da Steamhard un saluto e al prossimo video. Ciao!